Ci troviamo in località campo di Tropea, dove da anni una struttura polivalente, un impianto sportivo di primo livello è stato lasciato nel totale abbandono. I lavori iniziati intorno al 1996 hanno già macinato, divorato circa 2 milioni di euro, nonostante l'impegno delle amministrazioni che si sono alternate alla guida del Palazzo Comunale. L'opera, lo stadio, resta ancora una struttura incompleta. Il sindaco Nino Macri ha assicurato, avendo a disposizione circa 1.100.000 euro, di portarla al termine prima della fine del suo mandato. Attualmente troneggiano in località campo le tribune e gli spogliatoi, che stanno purtroppo cadendo a pezzi se non si interviene al più presto con lavori di riqualificazione e di ristrutturazione. I cittadini aspettano quest'opera da circa 25 anni, un'opera importante, strategica per una cittadina come Tropea, che si candida a diventare una delle mete turistiche più importanti d'Italia. Quindi noi ci auguriamo che questo 1.100.000 euro venga al più presto speso per ultimare questo impianto sportivo avveniristico polivalente, dove che svolgerà sicuramente un importante valenza sociale come punto di ritrovo e centro di aggregazione. Chi vivrà vedrà. Noi ci auguriamo che il sindaco Nino Macri riesca a realizzare, anzi a completare, quest'opera, dal momento che le strutture già realizzate, per un costo che si aggira sui 2 milioni di euro, rischia di implodere per lo stato di degrado in cui si trova.